Bene, bene. Saluto chi intanto si sta connettendo e come dicevo pochi minuti fa ai primissimi, non so quanti saremo oggi, considerato appunto la nuova data liberatoria per certi versi, immagino gli sportivi in uno stato estatico dell'esistenza. Ecco qua, metto a posto intanto lo schermo e mi auguro che anche da voi ci sia bel tempo. Le urla che sentite dalla mia strada sono gratis insieme al corso, tutto fa parte, tutto di un progetto di comunicazione più ampio. Ecco, va bene, direi che possiamo cominciare e provo a socchiudere, grazie Margherita che ci rinnova l'attenzione al punto esclamativo in chat e cominciamo insieme questa lezione numero 3. Eccomi qua. Allora, vi saluto tutti, anche coloro i quali magari per la prima volta entrano a far parte di questo gruppo di lavoro. Rispondo subito a una domanda frequente nelle mail, ossia la domanda intorno alle registrazioni. Non vi preoccupate, è tutto normale, sono in fase di editing presso la scuola che le sta tutte mettendo a posto, togliendo le volte in cui ho detto le parolacce, gli sbadigli, cioè, tutto questo sta venendo raffinato per potervi dare tutte le lezioni complete, quindi nessuna preoccupazione, è normale che sia così. Ecco, mi permetto, scusate se faccio questa cosa di disattivare gli audio, ma è importante per non creare ritorno, soprattutto nella registrazione stessa. Benissimo. Comincerei questo incontro rispondendo a una domanda che era rimasta in evasa, se vi ricordate, dalla chat della settimana precedente. Di uno di voi, scusate, non ho appuntato il nome, che chiedeva: ma quando io inizio una mail, devo scrivere buongiorno, buonasera, in virtù del fatto che non so a che ora la persona scrivo leggerà il mio testo? Bella domanda, capita spesso anche a me, soprattutto quando ho ansia da prestazione rispetto alla persona a cui sto indirizzando la mia mail, stare lì le mezz'ore a pensare a questo dettaglio. È una frustrazione legittima, ci mancherebbe altro. Ora, il mio consiglio in questo caso è un consiglio un po' democristiano, è di cercare di scivolare fuori da buongiorno, buonasera. A meno che non sia palese, io credo che il buongiorno sia molto facile da usare. Nel momento in cui fa testo l'orario di chi scrive, noi non ci staremo lì a preoccupare troppo del fuso orario o del momento in cui questa mail verrà aperta. Ci preoccuperemo di concordanza tra quello che noi diciamo e l'orario che il nostro Gmail attesta o altri sistemi di comunicazione via mail. A volte una cosa che ho usato spesso per riuscire a uscire un po' da questo inghippo è magari il gentile tal dei tali. E questo ti fa svirgolare immediatamente subito dentro la comunicazione e cercare di non perderti nel buongiorno e buonasera, perché ripeto, buongiorno è facile, è sul buonasera che effettivamente siamo tutti un po' così perché è ormai un tipo di saluto che un po' di rado usiamo nella comunicazione e che soprattutto in un mondo in cui la comunicazione è sempre più friendly, lasciatemi dire un altro anglicismo, allora si risulta un po' strano. Comincerei questo incontro di oggi. Un incontro, ve lo premetto subito, oggi è complicato perché stiamo entrando ormai nel vivo delle questioni tecniche, oggi ci vorrà proprio tenacia per arrivare fino in fondo. Metto le mani avanti dicendovi che però il prossimo incontro sarà invece molto più leggiadro, quindi insomma si bilanceranno un po' in settimana, sperando che questo corrisponda alle nostre energie, un massimo impegno di oggi e anche un po' più di diletto invece nella giornata di giovedì. Benissimo, inizierei parlando dei testi che ho ricevuto da parte vostra via mail, di cui vi ringrazio e che in molti casi mi hanno fatto, con tutta sincerità, ammetto, ridere tantissimo perché ho conosciuto, grazie a voi, personaggi improbabilissimi e che a volte mi auguro di non incontrare mai. Mi piacerebbe in questa occasione partire da un best case, ossia, chiedendo ovviamente il permesso, già chiesto alla persona che lo ha scritto, senza nominarla, lasciando così un fascino alla Zorro, vi leggerò brevemente il testo che mi ha inviato in questi giorni e che mi ha favorevolmente colpito. Si chiama La persona che odio di più. Saccente, ripetitiva,
Non capisci mai se scherza o se dice sul serio, presuntuosa, so tutto io, arrogante, sentenziosa a dir poco. Non odio nessuno, se non a volte la parte peggiore di me. Come mai scelgo di prendere questa best practice che poi vi allegherò tranquillamente nella mail con cui vi riassumerò anche magari i consigli scrittori, lettori, eccetera, di questa puntata? Come mai? Cosa c'è di così particolare all'interno di questo piccolo testo? Mi è sembrato un bel esempio di come possiamo utilizzare anche un esercizio che può sembrare così banale come la descrizione di una persona che non ci sta simpatica, come un ottimo momento per esercitare la nostra tecnica. Mi è piaciuto l'elenco nominale che ci rende così con aggettivo, aggettivo, aggettivo così chiara anche forse la pedanteria di questo carattere o la sua negatività per chi lo descrive. Me ne è piaciuto quindi il ritmo che alterna quindi una prima frase più sincopata, una frase più lunga sottostante e soprattutto me ne è piaciuto tantissimo il venenum in cauda, come direbbero i latinisti, ossia quella piccola svolta di significato alla fine di questo breve testo che mi fa rivedere quanto letto in precedenza. Mi fa quindi riconsiderare l'intero testo e dire, ah, sorcia, se siete di Bologna. Per questo motivo mi è venuto da scrivere cinque piccole regole, oddio, più che regole, indicazioni, che riflettendo vedo che mi sono utili quando cerco di fare un buon lavoro e spero di condividerle con voi, perché riflettiamo sempre su quello che stiamo facendo, oltre che sull'eseguirlo al meglio di quello che ci viene richiesto. L'ho chiamato questo piccolo insieme di regolette, sono giusto cinque, mai scrivere a caso. Perché ogni circostanza in cui ci troviamo a esercitare la nostra tecnica, che ricordiamo quotidiana, dovrebbe appunto aiutarci a sviluppare sempre di più la potenzialità. Il primo punto, che ho pensato quando ho detto come faccio a non scrivere mai a caso e a mettere lo stesso grado di impegno in quello che faccio, che sia un testo molto ampio, un titolo breve, ricordarmi in primo luogo che il mio ruolo è quello di comunicare. Torniamo all'aurea legge del devo sempre sapere quello che dico. Quindi un foglio bianco io non lo imbratto, lo riempio per comunicare qualcosa di preciso. Sappiamo già, ormai ne siamo veterani, quanto è complicata appunto la fase iniziale di raccolta del pensiero e della scrematura di idee. Passiamo al punto numero due. L'ho chiamato con bibliche rimembranze, cercherò di onorare la mia intelligenza. Che cosa intendo dire? Che anche quando mi trovo di fronte a un testo che potrebbe sembrarmi banale o scontato nella sua esecuzione, dovrei sempre, dovrei, sarebbe buona norma, cercare di non abbassare mai la soglia delle aspettative che io stesso ricopro nei confronti della mia intelligenza, ossia cercare di sforzarmi di implicare uno sforzo cerebrale che mi faccia partecipare attivamente a quello che sto facendo. Chiaro è che nel momento in cui uno comincia a farlo per mestiere tutti i giorni, diventa un po' più complicato mettere quel grado di attenzione e quella soglia di volersi superare sempre un po' all'interno dei testi, ma questo è assolutamente dato in ogni mansione. Però sarebbe bene cercare di porci sempre in un'ottica di superamento di noi stessi per non accontentarci mai, insomma, di quello che stiamo facendo. Regola numero tre, e questa ha a che fare più con la stesura, di fatto, che non è con la progettazione di quello che scrivo, è la ricerca di lontananza, quindi la ricerca di esonero da luoghi comuni e da stereotipi di linguaggio. È una cosa su cui io tornerò con una pedanteria che non oso neanche, mi fa venire i brividi, ma il luogo comune è la cosa più comune che c'è all'interno dei nostri testi. In Italia poi in particolar modo, ne parleremo tra poco. Per questo motivo a volte ci troviamo a usare delle perifrasi facilmente evitabili. Perché questo? Perché siamo abituati e l'abitudine è canaglia, ma dovrebbe essere nostro sforzo cercare sempre di rinnovarci nella forma e nella sostanza di quello che diciamo. Traggo un esempio da una conversazione che ho avuto con una di voi via mail. Parlavamo ad esempio insieme di come ci siamo messi lì a cercare di fare un mini laboratorio su come cambiamo l'animo della festa, una formula che abbiamo sentito dire tante volte, ma ci siamo messi lì a domandarci come facciamo a rendere più originale, più innovativo quello che stiamo dicendo. Punto numero 4, la ricerca della piacevolezza. Cerco di risultare piacevole alla lettura e, se posso, anche divertente. Come abbiamo detto anche la scorsa settimana, la comicità è difficilissima e allo scritto, soprattutto in digitale, è super complicata. Per
Per questo vi spoilerò con felicità il fatto che il nostro prossimo incontro è dedicato proprio a questo, insieme ad altri due sottotemi. Come vedete, cerchiamo sempre di avere più temi nello stesso incontro. Quinto e ultimo punto, cerco, al netto della richiesta, di scrivere qualcosa di cui posso andare fiero nel momento in cui lo racconto o lo leggo a degli amici, o perlomeno di non vergognarmene. Come mai diciamo al netto della richiesta? Perché è normale, lo abbiamo già visto. Scendere a compromessi, dover un po' venire incontro al committente dell'opera o ad altre dinamiche di fase editoriale, dipende ovviamente da in che contesto stiamo scrivendo. Quindi sappiamo che ciò che abbiamo scritto potrebbe subire delle modifiche che potrebbero non farci sempre contenti nel nostro animo di creativi scriventi. Questo è vero, però insomma cerchiamo come buona norma di mantenere alta la nostra soglia di attenzione anche immaginandoci un ipotetico confronto con i nostri amici, non con clienti che non vedremo o lettori di cui non conosceremo il volto. Ma il primo giudizio deve essere il nostro, il secondo possiamo immaginarci essere quello di chi ci legge. E difficilmente un nostro amico ci lascerebbe passare un testo che reputa noioso o che reputa pieno di stereotipi di linguaggio. Mi astengo sui commenti che potrebbero derivare dai nostri amici rispetto a questo tipologia di test. Bene, quindi. Date queste piccole cinque indicazioni su cerchiamo di non scrivere mai a caso, ricordiamocelo appunto anche quando ci troviamo, beh, in questo contesto con questi piccoli, mi rendo conto, microscopici esercizi che vediamo insieme, mi scuserete la brevità di questi esercizi, ma la sintesi è molto importante quando scriviamo online e in secondo luogo siete 144, quindi diventerebbe un po' complicato riuscire a dialogare con voi tutte le settimane, anzi, due volte a settimana così intensamente. Iniziamo, entriamo in questa parte complicata, tecnica e difficile della lezione, quindi la facciamo subito e noi ce la togliamo, così che per i prossimi appuntamenti non abbiamo più di questi pensieri. La temibile parte di cui vi sto per parlare sono gli anglicismi. Ho fatto un piccolo lavoro di ricerca in questi giorni, mi sono messa lì, ripassando l'alfabeto, per ogni lettera ho cercato di segnarmi i termini più ricorrenti inglesi che usiamo nel settore della comunicazione in digitale. Qui mi scuseranno coloro i quali sono già all'interno di questo mondo e che lo praticano quotidianamente, ma è nel rispetto di coloro i quali fanno parte di questo gruppo cercare di dare delle indicazioni di massima e perché no anche un sanissimo ripasso che anche a me devo dire non ha fatto assolutamente male, anzi. L'ottica con cui ho raccolto questi termini è quella di cercare di fornire gli strumenti a tutti noi di massima accessibilità anche alle candidature che potremmo trovare online. Mi è capitato di vedere come a volte il primo grado di difficoltà per, come si dice oggi, applicare a una candidatura è proprio non comprenderne il testo. Non siete voi ad essere limitati, è il mondo che a volte è un po' bizzarro, il linguaggio evolve molto velocemente, quando è settoriale ancora di più, talvolta si danno per scontate certe conoscenze, non c'è niente di male, insomma, fa parte un po' di come girano le cose. Però approfittiamo di questo tempo, ecco, per ripassare, rivedere, rifarci forti di una certa terminologia. Sai mai che vi venga utile, non so, al mercato comprare l'insalata. Quindi cominciamo con originalità dalla lettera A. Il primo termine che ho segnato in questo elenco è il termine above the line. Quando siamo all'interno del mondo della comunicazione, con above the line intendiamo quel tipo di comunicazione che utilizza dei mezzi classici, ossia la stampa, la radio e la televisione. È ciò a cui noi siamo abituati quando diciamo comunicare. Si contrappone al below the line, tornerà con originalità la lettera B, che intende invece tutte quelle dinamiche che sottendono invece la comunicazione e che si svolgono nell'ambiente per lo più del marketing. Quindi con above the line intendiamo quelle tecniche di comunicazione che noi definiremmo in questa sede classiche. Sempre con la A inizia la parola account, ne abbiamo parlato al primo incontro. L'account è quella persona strategica all'interno di ogni gruppo di lavoro che tiene le fila di ciò che viene prodotto all'interno dell'agenzia e che comunica con il cliente, tenendo quindi le fila di un rapporto, molto spesso quindi l'account sfocia anche nel PR, più di rado, ma succede anche, nello psicologo privato. Passiamo quindi alla A di ADV, ossia advertising, è il termine globale con cui vedrete indicata la pubblicità all'interno delle applicazioni che troverete su LinkedIn. Quindi con ADV intendiamo la pubblicità stessa, ma con advertising il mondo intero della pubblicità. Passiamo quindi a
Animatic. Animatic è un video che viene realizzato per mostrare al nostro cliente la fase in cui si trova il nostro video. Noi lo stiamo realizzando e con un animatic non giriamo tutto il video, lo presentiamo con dei piccoli pezzi alla Frankenstein, immagini fisse o piccoli pezzi rubati online in un contesto di legalità, si spera, per dare un'idea al nostro cliente di ciò che sta succedendo. A come area test. Area test è quell'area in cui si sviluppano e si mettono alla prova alcune delle no dei nostri tentativi di comunicazione. Prendiamo un esempio. Area test di una mia campagna pubblicitaria sulle ciliegie sarà Reggio Emilia. Quella è la mia area test? Ok, allora io verificherò su quell'area che impatto ha avuto, se ne ha avuto, e potrò quindi di lì farmi delle prospettive e delle idee su come applicarlo su scala nazionale o internazionale. A come art director, che sappiamo essere una figura importantissima all'interno dell'agenzia di comunicazione, la persona che quindi si occupa della parte artistico-visiva della comunicazione. A come ahimè, audience, che è il nostro pubblico, sono le persone con le quali comunichiamo nel momento in cui ci occupiamo di pubblicità. A come awareness. Awareness è la notorietà di un brand presso il pubblico generalmente inteso. Vi capiterà quindi di trovare all'interno di prove o di simulazioni o di momenti lavorativi, aumentiamo l'awareness di questo brand. Che, tranquilli, che cosa vorrà dire? Che dovremo utilizzare gli strumenti della comunicazione per fare in modo che la persona o il prodotto di cui stiamo parlando siano maggiormente noti presso il grande pubblico. Passiamo quindi con brio alla lettera B. Con B inizia la parola banner. Ormai questa la conosciamo tutti, direi che non ci spaventa. E si tratta quindi di un riquadro pubblicitario molto utile, utilizzato in maniera strategica su più siti, per comunicare una promozione, un contenuto, eccetera, eccetera. Molto spesso nel banner troverete la massima sintesi di una promozione. È lì che allora le parole diventano ancora più fondamentali, perché dobbiamo comunicare in uno spazio minuscolo, magari un'intera campagna, sempre a braccetto con il nostro art director. Eccoci quindi al già anticipato below the line. Intendiamo con below the line quella parte di pubblicità che sta nel direct marketing, quindi passa anche attraverso le DEM, che vedremo dopo. So che oggi è intricata, lo riconosco e vi chiedo scusa, ma ce la togliamo. O ad esempio, below the line è quando il mio cliente decide di sponsorizzare un evento sportivo. Anche quello below the line, io faccio parlare di me, non in maniera del tutto diretta, ma passando per altri canali, non convenzionali, non classici. O ad esempio indicendo alcune promozioni al punto vendita, anche quello può essere un'azione di below the line. Passiamo a un termine a noi carissimo, che è body copy. Con body copy intendiamo la parte di testo che troviamo su una comunicazione pubblicitaria. Quindi intendiamo essenzialmente l'ingombro dello spazio, ciò che noi andremo a scrivere, il modo in cui descriveremo una determinata promozione o il partito politico che stiamo cercando di sponsorizzare. Quindi si tratta di testo. Lo chiameremo spesso body copy all'interno di questi incontri e soprattutto quando, e manca molto poco, inizieremo a scriverne proprio. Brief lo conosciamo ormai, no? E sappiamo che è il documento con cui ci viene presentata una richiesta, così come deduciamo che briefing sia la riunione in cui andiamo a discuterne con i nostri clienti. Aggiungo che debrief è generalmente quando il cliente ci dà informazioni che aiutano la nostra comprensione del brief. Debrief è quando, ad esempio, debrief, riceviamo risposte alle domande che sono sorte nel momento in cui abbiamo letto il documento. Andiamo avanti con l'agognato termine budget. Il termine budget, che in tutto il mondo, e Inghilterra compresa, significa bilancio, sappiamo che invece in Italia significa spesa stimata che possiamo indire per questo tipo di investimento di campagna o televisivo, radio, eccetera, eccetera. Quindi per noi è sinonimo di spesa. Ho un budget di 2K? So che ho 2.000 euro con cui eseguire questa campagna. Ed è importante sapere quanti, perché poi di quelli campiamo. Sempre con B iniziano le diciture B2B, scritto B2B e B2C, B2C. Che cosa intendiamo con questa dicitura? La prima, business to business,
significa la produzione di contenuti comunicativi rivolti dal produttore a una zona di settore identica. Ad esempio, B2B sarà quando dovrò scrivere il catalogo di una cartiera che si rivolge ai suoi fornitori. B2B sarà, ad esempio, quando io, che organizzo eventi in un ampio spazio organizzativo, parlerò direttamente con gli espositori. Quello è B2B. Mentre invece noi siamo ben più abituati al B2C. Il B2C quindi è la comunicazione business to customer, quindi è la comunicazione che parla da io che produco un servizio o un prodotto a tutte le persone che ne possono fruire. Quindi, nel caso sempre dell'organizzazione di un grande salone, non parlo soltanto agli espositori, ma anche a coloro i quali parteciperanno al salone in veste di pubblico. Chiudiamo la lettera B con il mega concetto di brand. Ormai oggi è ampiamente sdoganato, immagino che molti di voi abbiano più che praticità con questo termine. Per brand intendiamo non soltanto il nome stesso che stiamo rappresentando nel momento in cui scriviamo, ma ne rappresentiamo anche il mondo che con la brand identity gli creiamo intorno. Quindi un mondo complesso, un mondo fatto anche della percezione che le persone hanno della mia azienda, non soltanto di quello che la mia azienda fa o dice di sé. Con clamore passiamo alla lettera C. E iniziamo subito con un termine per noi centrale, che è il termine claim. Dunque, il claim è di difficile natura definitoria, perché si mette tra una headline e un payoff. Con claim intendiamo generalmente una frase, un titolo mi verrebbe da dire, che utilizziamo in maniera puntuale all'interno di una campagna. Claim di campagna, infatti, molto spesso diciamo. Il termine commercial, invece, serve soprattutto quando ci indirizziamo a un pubblico internazionale. Commercial è ciò che noi chiamiamo spot, la pubblicità alla televisione, cioè il contenuto televisivo. Benissimo, andiamo avanti e passiamo a una dicitura che troverete molto spesso d'ora in poi all'interno delle candidature che vedrete e dei debrief che riceverete dai vostri clienti. Si tratta di customer oriented. Che cosa intendiamo con questo? La parola customer oriented rappresenta per noi un cambiamento di segno all'interno del mondo della comunicazione. Se fino ad un certo punto, ad esempio, la nostra comunicazione è sempre stata molto business oriented, ora invece il destinatario della nostra comunicazione pubblicitaria sta variando. Sempre di più, infatti, le nostre campagne parlano al consumatore, non tendono più a rappresentare soltanto i benefit. O le caratteristiche fisiche di ciò che sto vendendo, un ottimo servizio clienti o un vetro infrangibile, dipende ovviamente da ciò di cui parliamo. Cercheremo invece, e questa è una tendenza che da alcuni anni, anzi sta già quasi sfumando nel mondo della comunicazione, parleremo degli effetti anche psicologici o emotivi che ha sulla persona che acquisterà o prenderà il nostro servizio o prodotto. Attenzione, perché la prossima lettera, la prossima termine in lista è copy. Con copy intendiamo non soltanto la persona che svolge questa mansione, ma anche ciò che viene scritto. Quindi posso tranquillamente dire chiamo il copy, così come dico ti ho consegnato il copy via mail. Copy head, copy-head. Che cos'è questa strana cosa, la copy head? È quando una campagna pubblicitaria non si avvale di titolo e di immagine, ma di solo titolo. Può capitare, aprendo un quotidiano, di trovare un titolo immenso che dice le abbiamo pagate tutte. Ecco, quello è ad esempio una copy ad, una comunicazione fatta solo di parole, in cui solo il titolo prende l'ingombro dell'intera pagina comunicativa. Andiamo avanti con il termine copertura. Con copertura, lo sanno bene coloro i quali si occupano di social, intendiamo le persone alla quale è arrivata la nostra comunicazione. Concept. Un altro termine fondamentale quando aprite le candidature su LinkedIn. Con concept non si intende altro che un'idea, un perno ideale intorno al quale far girare tutta la nostra comunicazione. Il concept potrebbe essere una parola, una frase, non importa in realtà come la presentiamo, importa che noi abbiamo presente dentro di noi che il concept è quel concetto, per l'appunto, che fa da base a tutto il nostro ragionamento, a tutta la nostra strategia comunicativa. Ossia, ad esempio, prendiamo come concept il fatto che penna rossa piace a tutti. Vabbè, è un concept un po' debole se volete, ma se noi ci convinciamo che questo è il nostro perno, noi declineremo questa idea su tutti gli aspetti di una campagna che stiamo preparando.
Andiamo avanti con un'altra dicitura, la CTA, ossia call to action, molto banalmente quello che noi stiamo chiedendo di fare al nostro pubblico al quale ci stiamo rivolgendo nel momento in cui parliamo. Andiamo avanti con campagna, sappiamo bene o male che cos'è, quindi è quell'insieme di attività che io svolgo e preparo in maniera strategica perché il mio messaggio venga colto in maniera efficiente dal massimo numero di persone possibili. Competitor, l'abbiamo già visto, competitor è colui il quale si pone sul mercato come mio rivale. Le conversioni, invece, termine più tecnico, è il numero di persone che dopo essere state raggiunte da una nostra newsletter o che sono passati sul nostro sito, entrano a far parte del nostro mondo, entrano in comunicazione con noi, quindi abbiamo convertito la loro presenza da passiva ad attiva. Cos'è un chatbot? Ormai direi che lo sappiamo in tanti, sappiamo che sono appunto questi strumenti che incentivano la comunicazione soprattutto dell'e-commerce e che ci permettono di avere uno strumento in più per parlare con il nostro pubblico. Il channel, ormai lo sa benissimo chi usa Slack da tempo, invece è quello spazio di conversazione che si crea all'interno di questo strumento di lavoro sempre più utilizzato e che varia generalmente per base tematica. Avrò un channel principale, avrò un channel dedicato alla comunicazione, avrò il channel soltanto per gli art director e compagnia cantante. Infine, chiudiamo questa lettera C con il content strategy. Cosa intendiamo con content strategy? Intendiamo, cioè, la strategia con cui cerchiamo di capire quali contenuti e su quali mezzi cerchiamo di diramare la nostra comunicazione. Avanti a sprombattuto, che la via è lunga, ma ce la faremo anche oggi, con la lettera D. Dunque, un digital PR, è quella persona ad oggi che gestisce le comunicazioni e le rappresentazioni in digitali di ciò che vendiamo, di ciò che proponiamo. È una figura che suonerà vaga, mi rendo conto, in questa definizione, ma che ad oggi sta sostituendo di fatto quello che precedentemente intendevamo con PR-account. Passiamo alla DEM, la DEM che è la Direct Email Marketing, ne ricevete tante, ne invierete tante, sono delle piccole mail che vengono mandate alla mailing list per mantenerla sempre aggiornata con brevi comunicazioni, molto spesso leggere e occasionali, quindi magari è per una promozione, è per un incontro speciale. Avanti con la lettera E. Arriviamo alla E di Engagement. Ecco, questo inglesismo che ci insegna che cos'è una statistica sul successo che ha avuto il nostro messaggio. A seconda dei mezzi che noi usiamo, l'engagement è quella cifra che ci fa comprendere quanto ha funzionato sui nostri strumenti selezionati in fase di content strategy quello che abbiamo detto. Ci sono poi le embassies, che è un termine che potreste trovare su LinkedIn. Quando diciamo di un brand, quali sono le sue social embassies? Stiamo cercando di definire quali sono i luoghi del digitale in cui è forte, in cui da sempre fa la sua comunicazione, in cui si riconosce l'efficacia del suo messaggio. La mia digital embassy potrebbe essere, della mia azienda potrebbe essere LinkedIn. LinkedIn in particolare con una rubrica che eccetera eccetera. Avanti andare con la F di feedback. Sappiamo tutti ormai cosa vuol dire, lo usiamo, l'abbiamo usato nelle nostre conversazioni via mail in questi giorni tantissimo. E ormai, per quanto riscontro sia comunque una bellissima parola italiana, sappiamo che feedback, fa parte di noi. Dunque, seguirei con follower, ma anche questo è un termine che darei abbastanza per dato, e passerei quindi direttamente alla lettera G. G di gadget, lo troverete quando dovrete fare una strategia, il gadget, sappiamo cos'è, ma a cosa serve? Ribadiamolo ancora una volta, serve a supporto del mio concept. Quindi, se io ho detto prima, facendo un esempio, vi assicuro a braccio, per questo anche molto sciocco, la penna rossa piace a tutti, allora cercherò di dare un gadget che non solo incentivi il prodotto che io sto vendendo, in questo momento non me ne vengono in mente tanti per una penna, ma potrei pensare a un piccolo block notice, ad esempio, e che rinforzi però il mio concept di campagna. Il gadget quindi dovrà in qualche modo rifarsi al concept che io ho scelto a monte. E quindi, ad esempio, mi potrei mettere un blocchetto di fogli di tutti i colori, perché penna rossa piace a tutti. Su GIF o GIF che dir si voglia, non litigheremo per questo, sappiamo, direi che siamo tranquilli tutti su che cos'è e su quanto sono ormai usate, espressive, le troverete nelle DEM, le troverete nelle newsletter.
direi che è uno splendido modo di comunicare in maniera anche molto empatica. Dunque, andiamo avanti con G di grafico. Sappiamo che è un grafico, ormai lo sappiamo dalla prima lezione, appunto la persona che mette i suoi strumenti a fianco alle parole per riuscire a creare una comunicazione coesa di immagini e di testo. Un po' più settoriale invece, cos'è Google Ads e cos'è Google Analytics? Google Ads, da un lato, è uno strumento che ci consente di fare una campagna di sponsorizzazione del nostro contenuto comunicativo nelle pagine di ricerca di Google. Al contrario, Analytics è uno strumento che serve a noi per capire come stanno andando le nostre comunicazioni digitali. Passiamo senza timore alla lettera H, dove troviamo il nostro meraviglioso termine, headline. Con headline, che citeremo sempre e comunque, intendiamo infatti il titolo. La headline può essere il titolo che io uso quando faccio una campagna su un giornale. La headline può essere il titolo che metto all'interno di un'immagine per una sponsorizzata di Facebook. Insomma, l'importante è capirsi, di quello stiamo parlando, di una frase breve che ha un ruolo enunciativo molto importante e sulla quale ci concentreremo in maniera importante nei prossimi giorni. Possiamo chiudere gli occhi, direi, sul termine hashtag perché fa parte del nostro lessico quotidiano e saltare alla lettera I, I di insight. Dunque, l'insight lo sappiamo, lo sa chi usa Facebook, è il quadro statistico del rapporto che stai avendo con i tuoi fan. Ti monitora quindi che cosa sta succedendo alla tua pagina professionale e ti aiuta quindi il social media manager a capire dove fare meglio o dove continuare così come stai facendo. Un pelino più settoriale è l'inbound marketing, ossia quell'attività che, contrariamente all'outbound marketing, servono per farsi trovare dai clienti online, quindi a farli venire verso di noi e non tanto andare a caccia di loro, ma fare in modo che, date le strategie comunicative che metto in atto, siano loro ad andare ad approfondire il mio sito, la mia pagina, insomma, entrare in contatto con me. Benissimo, eccoci già, non ho ancora visto nessuno di voi svenire, alla lettera J. Benissimo. J di jingle, divertenti musichette che accompagnano i commercial, che sappiamo quindi essere spot o reclam, o i nostri spot radio. J di jobs, che è una parte di LinkedIn, ormai anche questo è un termine del mondo della comunicazione. Ma grandissimo acronimo anglofono del mondo della comunicazione e del marketing in generale è KPI, KPI, che sta per Key Performance Indicator. Si tratta quindi di un indicatore della prestazione. Cosa intendiamo però? Vario. È vario questo indicatore perché dipende dai settori che noi mettiamo in analisi. In generale, vi basti sapere che quando troverete in una simulazione di candidatura per fare un esercizio per essere presi da un'agenzia, valuta il KPI, vi verranno forniti gli strumenti per valutarlo, voi saprete che quello è il momento in cui, in soldoni, dovrete semplicemente capire l'efficacia della strategia che avete posto in essere. Quindi, niente metafisica, il KPI è uno strumento per valutare l'impatto di ciò che state facendo a livello comunicativo, perché questo è il nostro settore, ma è un termine che troviamo anche in altri settori del lavoro. Allora, che cos'è la benedetta lead generation? LEAD. La lead generation è nulla più che la generazione di contatti. Quindi, quando faccio brand awareness, generalmente faccio anche lead generation, cioè cerco di portarmi a casa il maggior numero possibile di contatti per la mia mailing list, per la mia pagina Facebook, per i miei contatti di LinkedIn. Butto le reti essenzialmente. L'altro termine con la L, e abbiamo già superato anche questa L, è layout. Con layout intendiamo la forma, l'impaginato di ciò che poi andremo a proporre invece in fase esecutiva, pronto per la stampa. Il layout, quindi, è l'impostazione grafica in cui cerchiamo la sinergia tra immagini o parole o tra sole immagini e sole parole. Dipende da che cosa stiamo cercando di realizzare nella nostra comunicazione. Avanti con mailing list. Lo sappiamo, ne facciamo tutti parte in questo momento, in questo gruppo di lavoro, per cui, insomma, direi che il termine mailing list, lista di contatti mail, è dato. Benissimo. Cos'è invece un media plan? Nulla più che il sistema, la mia pianificazione dell'utilizzo dei media che ho a disposizione. Se li ho tutti sarà un piano molto ricco, variegato, un piano transmediale, diremo quindi. Magari ne ho due e quindi dovrò capire come ripartire il mio budget tra Facebook e LinkedIn, per fare un esempio.
ne consegue la media strategy, cioè quell'esercizio intellettuale per il quale decidiamo e cerchiamo di capire quando è più opportuno utilizzare un social network o l'altro in virtù degli scopi che il mio preciso prodotto o servizio si prefigge. Quindi dipenderà ovviamente dagli intenti, ma anche da chi ci commissiona il lavoro, soprattutto dai soldi. Passiamo quindi al merchandising. Sappiamo bene che cos'è, quindi insomma, merchandising è tutto ciò che aiuta la vendita di un determinato prodotto. Generalmente intendiamo però lo aiuta in senso fisico, quindi attraverso gadget o cose di questo tipo. Attenzione al termine più raffinato di misleading. Una comunicazione o una pubblicità misleading, ve la scrivo qua in chat comune. Ma non vi preoccupate, anche questi contenuti avrete le registrazioni, ma mi rendo conto che la lezione di oggi, in futuro prepederò anche una piccola resumé. Con misleading intendiamo una comunicazione che è troppo ambigua e che quindi potrebbe dare adito a delle aspettative diverse da quelle che il mio prodotto è in grado di darvi. Quindi se io scrivo un titolo misleading vuol dire che sto dicendo qualcosa che non è preciso, che non è corretto. Diverso da overpromising, ma questo lo vediamo tra due lettere. Quindi non perdiamoci per strada la N di newsfeed, lo troverete a volte su LinkedIn, eccetera. Quando hai newsfeed, semplicemente è la home, molto spesso degli strumenti che usiamo quotidianamente. Non fatevi spaventare da questo. Antoneri, assolutamente sì, tipo Rocco Siffredi e la patata per dire misleading. No, Antonio, ti correggo. Quello che fa Rocco Siffredi, mi permetto, è overpromising, ossia quando io sto vendendo qualcosa molto di più, a un livello molto più alto di quello che in realtà ti sto dando, come nel caso di Rocco Siffredi e della patata. Chiaramente, perché tu magari ti aspetti una rustica, invece no, sono classiche. Ok, quindi overpromising è quando io sto vendendo al rialzo e sto esagerando la mia promessa di vendita. Ed è una cosa che sul lungo periodo fa molto male a un brand questa, perché ti crea una brutta reputazione, detto proprio in soldoni. Mi perdonerete la semplicità con cui avanziamo, ma i contenuti sono tanti. Abbiamo sempre nella lettera O di overpromising c'è anche out of the box. Si definiscono così tutti quegli interventi che non sono precisamente coerenti con il concept di campagna, ma che ci va di inserire all'interno della nostra proposta e della nostra presentazione al cliente. E state pronti perché settimana prossima parliamo proprio di come facciamo una buona presentazione o come cerchiamo di farla. Out of the box è la parte generalmente finale dedicata alle idee appunto fuori dalla scatola. C'è un'idea che non convince tutti perché potrebbe usare troppo, potrebbe essere troppo fuori dagli schemi? Teniamola lì, magari è buona, la mettiamo in out of the box, anche se non rispecchia precisamente il territorio o il claim di campagna, quindi si distacca magari in parte o in maniera creativa dal nostro concept di campagna, la metteremo quindi nel reparto bizzarrie. P come payoff. Payoff è una delle cose più difficili che ci siano da scrivere al mondo. Vi faccio subito un esempio, Nike Just Do It. Ecco, la semplicità, il payoff di solito non ha più di 4-5 parole e la semplicità paga sul lungo periodo, ma è complessissima da ottenere. È il riassunto della brand identity, cioè di quello che è il brand e di quello che di lui viene percepito, all'interno di una serie brevissima di parole che devono essere per forza di cose il più semplici possibile per essere memorizzabili, come l'esempio che abbiamo fatto adesso. Tra le varie con la P, ad esempio, penso che sia importante parlarvi di promise, quindi è quello che abbiamo inteso prima. Promise molto semplicemente è quello che io prometto rispetto al mio servizio o prodotto, cioè quello che io ti sto vendendo. Non deve essere, come nel caso di Rocco Siffredi, overpromising, per quanto bellissimo. Sappiamo che cos'è un pop-up, quindi su questo mi sento di poter soprassedere. Il PED, invece, questo è un acronimo che per quando l'ho messo qui, anche se non è un acronimo inglese, perché PED sta per piano editoriale digitale, quando vi viene richiesto, anche lì niente panico, si tratta semplicemente di prendere un bel calendario e considerare come voi gestireste la comunicazione del brand ripartita su 31 giorni o 30 o 28 che sia. Quindi non è altro che un piano strategico all'interno del quale scelgo, come dicevamo prima, in media strategy con quali mezzi comunicare, ma anche li calendarizzo. Quindi decido ad esempio che lunedì terrò quella rubrica lì per il mio cliente che vende merendine o che invece per la mia casa editrice
Il venerdì uscirò sempre con un post su Instagram con una delle storie dei nostri dipendenti. Varie sono le applicazioni. Il piano editoriale digitale è fondamentale per un cliente, per avere un prospetto di quello che succederà e per decidere insieme quindi come sponsorizzare tutti i post che farete. Benissimo, chiudiamo la lettera P con la parola prospect. La parola prospect, cioè, è quella parte di contatti, scusate, che a un certo punto viene riconosciuta, entra in contatto con noi, mail, newsletter, eccetera, e che riconosciamo essere precisamente nel nostro mirino, cioè rifarsi a quel tipo di clientela che noi desideriamo per il nostro brand. Benissimo. La lettera Q, per fortuna, non ci dà da pensare. E direte, ce n'è già abbastanza. Infatti passiamo alla R. Allora, facile facile, reclam lo sappiamo, l'abbiamo visto anche prima come commercial o come spot. Se dite spot in inglese non vi capiscono, quindi è importante che ci ricordiamo che ha altri termini. Report, subito vicino a PED, è invece quando a un certo punto mi siedo, mi metto lì e calcolo tutti i dati del mese precedente. Il report va presentato a un cliente a un certo punto e va detto, bene, all'interno del mese di gennaio, utilizzando il tuo, grazie agli insight e grazie a Google Analytics, ti so dire che, ad esempio, la comunicazione su LinkedIn è andata bene, ci aspettavamo più numeri su Facebook, siamo riusciti a fare un tot di lead generation, tutti questi tipi di dettagli entrano a far parte del report, che è il documento che va presentato al cliente nel momento in cui si fa il punto su quanto è stato fatto il mese prima. Abbiamo quindi poi in questo caso il retargeting, che è quando ad esempio vi troverete e ve ne troverete diversi di banner pubblicitari che vi inseguono fondamentalmente da un sito in poi, cioè quella strategia di comunicazione che prevede che se io vado sul sito dei sandali, a un certo punto la pagina dopo e quella dopo ancora troverò un banner che mi rimanda a ciò che io ho appena visto nella prima pagina. Altro termine temibile è l'acronimo ROI, che è il Return of Investment. Stiamo sempre parlando di soldi anche in questo caso qui. Un altro acronimo che ci rimanda a fare i conti con la strategia che abbiamo scelto di mettere in piedi e quanto ci torna in termini economici. Terribile termine è anche rework, ossia quel momento in cui avete presentato un lavoro, vi è stato bocciato e dovete rifarlo. Nient'altro è il rework se non questo. Dunque, chiudiamo con le ultime lettere questo lungo elenco di anglicismi, ma ripeto, so che questa è proprio tecnica, però almeno l'abbiamo detta, fatta e la chiudiamo qua. Veniamo al meraviglioso SEO, che è il Search Engine Optimization, fratello del mitico SEM, che invece è il Search Engine Marketing. Le tecniche, ossia, per migliorare il nostro posizionamento all'interno delle ricerche web. Si tratta delle parole più efficaci e più appetibili per fare in modo che la nostra attività, il nostro prodotto, il nostro servizio siano ritrovabili su un browser di ricerca, diremo Google per dirne uno, ecco. Altra parola tipica di questo mestiere è lo script. Che cosa si intende con lo script? La descrizione a parole di quello che succederà all'interno di un video o anche all'interno di un comunicato radiofonico. Storytelling, direi che ne abbiamo abbastanza all'interno di questo gruppo di lavoro e qua andiamo avanti. Su slogan, sapete cos'è? Non ho niente da dire se non che ho scoperto con sorpresa che viene dal gaelico e che vuol dire grido di guerra, quindi insomma. Ora lo useremo con un po' più di coscienza e di timore, sincero timore. Con storyboard intendiamo quando facciamo un bozzetto a più parti di ciò che rappresenteremo nel video, quindi passeremo da storyboard, script, storyboard, animatic e poi facciamo le varie prove. Sappiamo bene che cos'è un social media manager ormai, ne abbiamo anche già parlato abbastanza. Sappiamo che non dobbiamo utilizzare il termine spot in Inghilterra. E con queste certezze passiamo alla lettera T, T come tag, e anche qui direi che sul termine tag siamo tutti a posto. Trending topics, lo abbiamo imparato grazie a Twitter, sappiamo quindi che è un indice che ci dà il polso della situazione del dibattito sui social media che usiamo. Sappiamo quasi tutti che cos'è un target, quindi quella parte di audience al quale mi riferisco per portare a termine la mia strategia comunicativa. Sappiamo anche che cos'è un testimonial. A volte tristemente lo sappiamo. Il territorio, detto anche territory, lo troverete spesso, è quella zona di applicazione di un determinato concetto. Quindi, ad esempio, il territorio sarà
Bene, mi voglio occupare di Penna Rossa, il territorio all'interno del quale svilupperò la mia strategia di comunicazione saranno gli studenti universitari. Non è altro che quello, quindi non ci preoccupiamo, mentre ci dobbiamo preoccupare moltissimo di questo acronimo e ne parleremo a dismisura nei prossimi appuntamenti. È USP, che è la Unique Selling Proposition. Quindi, detto in soldoni, per capirci e andare avanti, è quell'aspetto, è quella parte della promessa, se non la promessa stessa, che differenzia ciò di cui io parlo da tutto il resto. È quella cosa che soltanto Pennarossa sa fare e io racconterò che sa fare. Certo, sul Unique Selling Proposition, attenzione, mentire non porta mai da nessuna parte, per cui se il ruolo del copywriter è sicuramente quello di cercare questo aspetto peculiare, è chiaro che sarebbe buon uso non inventarlo. Ecco, sappiamo cos'è un user, e quindi direi che su questo siamo tranquilli. E vedo intanto Silvia, la tua domanda me la segno e te la metto a parte perché sono già in un minutaggio disperato. Sappiamo un po' ormai che cos'è l'understatement, quella tecnica, ossia per cui a un certo punto cerchiamo di stare un'ottava sotto in quanto a tone of voice, è un altro termine con la T. Understatement, ad esempio, è quando utilizzerò un tono di voce più dimesso di quello che potrei utilizzare. Spesso ripaga in termini di eleganza, si contrappone invece a un uso retorico del linguaggio che ci vede come urlatori di è il migliore, grandi punti esclamativi. L'understatement no, generalmente sta un tono sotto e funziona. V come visual. Il visual è la parte di immagine che troviamo all'interno di una comunicazione pubblicitaria, la foto, l'illustrazione, il disegno. WWW come webinar. Lo sappiamo, direi che possiamo andare avanti. Deduciamo anche con tranquillità cos'è la web reputation, quindi quella reputazione quindi che accompagna me o il mio brand online. Conosciamo ormai tutti WordPress e sappiamo che è uno strumento che utilizziamo molto spesso. Conosciamo quasi tutti WeTransfer e sappiamo anche che ormai è un verbo, quindi io ti WeTransfero delle cose. Zeta. E l'abbiamo finita. Zeta come zippare, semplicemente quello. Lo usavamo nella lezione precedente per parlare di quando dobbiamo zippare i nostri pensieri per scrivere una mail che sia concisa. E quindi questa è la lettera Z. Dunque, a questo punto della questione, guardo i miei appunti perché rispetto al minutaggio io credo di sforare di... Sì, mi segno tutto rispetto alle domande che vedo. Vi chiedo il permesso di sforare di 10 minuti, chiedendo scusa alle persone che magari alle ore 19.00 hanno appuntamento su Meeting, però allo stesso tempo potete trovare tutto nella registrazione. Perché vorrei semplicemente mettervi sulla parte più pratica. Vi chiedo di nuovo scusa, non tornerà mai più una giornata in cui abbiamo così tanti concetti, così tante cose contenutistiche, ve lo prometto, non parlerò mai più così tanto di tante cose in fila. Però almeno questa ce la siamo sbolognata. Dunque, il discorso che farò in questo momento, entrando un pochino più nel pratico e venendo all'esercizio, è il seguente. Dopo aver riflettuto un po', e lo vedremo anche in altri casi, sull'understatement, ne parlavamo la volta scorsa, c'è un discorso più generale che dovremmo fare sulla scrittura e che si unisce a quelle cinque regole dette inizialmente. Dunque, il discorso che sto per fare ha a che fare con lo stereotipo che gira intorno al mondo della pubblicità. La lingua della pubblicità, ossia, è contrapposta, spesso viene vista come un luogo che è il massimo sfoggio del luogo comune e dello stereotipo di linguaggio. Bene, sappiamo che è così, ma sappiamo anche che forse è arrivata ora di renderci emancipati rispetto a questa, dinamica del passato. Per questo motivo, cercheremo un po' sempre di evitare, di fare. Faccio un esempio, dichiarazioni del tipo questo prodotto è il migliore in assoluto. So che può sembrare banale, ma non lo è. Cercare di andare contro un certo tipo di retorica linguistica è molto importante. Generalmente nel nostro paese, in contrapposizione rispetto ai nostri amici inglesi, di cui tra tante parole abbiamo parlato, è la ricerca della retorica della qualità, che è una cosa molto frequente in Italia. Molto spesso anche. E qui cerchiamo di contrastare la nostra tendenza con un esempio anglosassone. Tendiamo una parte di noi, e a volte mi ci infilo tranquillamente con due piedi, a parlare, cercare di tirar fuori molto il lato emozionale della nostra comunicazione e poco a dire cose dritte nei denti. Approfondiremo tutto questo in particolare nella lezione sulle headline. Cosa intendo?
che il generale senso di falsità che a volte la comunicazione pubblicitaria ci dà, è nostro compito cercare di correggerlo. Quindi, anche prima dicevo di non mentire. È importante non mentire sia nei contenuti che nella forma e in primo luogo a noi stessi. Quando io devo cercare di comunicare qualcosa, cercherò un aspetto credibile e appetibile in un prodotto, in cui posso, in minima parte però, credere anche io. Generalmente mi sembra di poter dire che vender fandonie non ci porti mai da nessuna parte, ma in senso privato di noi scrittori intendo, non nella seconda parte, che è quella della vendita e dell'approvazione del nostro contenuto di testo. Ma anche nella forma, dicevo appunto, cercando quindi di fare un esercizio di rinnovamento del codice linguistico ogni volta che mi metto a scrivere e quindi di non entrare, come dicevamo all'inizio, no? Le facili abitudini. Cercare di rimanere indipendente nel mio pensiero e di produrre sempre contenuti di testo che siano ponderati e semplici allo stesso tempo. Quindi senza esagerare nei paroloni o nella ricerca dannunziana delle sfumature emotive, ma allo stesso tempo mantenendo un grado di originalità che faccia in primo luogo contento me, perché se non siamo contenti noi a fare questo mestiere, diventa un lungo percorso verso il TSO. Dunque, chiuderei questo lungo, mi rendo conto, incontro con alcuni appunti su un documento ormai difficilissimo da produrre nelle università e nei corsi di comunicazione, che è il comunicato stampa. Chiudiamo con questi appunti e poi vedete appunto l'esercizio inerente al comunicato stampa. Quindi lo ricordo per chi non avesse praticità con questo tipo di documento, è un documento che in questo momento useremo perché sarà propedeutico alla prossima lezione sulla presentazione, come si fa una presentazione efficace e poi vedremo, da lì passeremo alla scrittura sui social. Ricordo quindi che lo scopo di un comunicato stampa è quello di informare. Ricordo che il destinatario potrebbe essere interno, nel momento in cui magari io faccio un comunicato stampa per la mia scuola o per la mia casa editrice e lo passo ai miei dipendenti, ma generalmente si chiama stampa perché viene dato ai giornalisti. In quanto tale si emette nel territorio della comunicazione e delle personal relation. Benissimo, qui ho segnato 10 piccole regole e abbiamo chiuso con questo incontro. 10 piccole regole sulla stesura di un comunicato stampa. Il titolo deve essere chiaro e diretto. Scegliamo quindi delle parole chiave e cerchiamo di uscire da ogni tipo di retorica. 2. Deve essere un testo breve, in cui il primo paragrafo è dedicato a presentare il contenuto. Poi, nel resto del testo, ci sarà tempo per approfondire, ma ricordatevi che i giornalisti a cui lo mandate, o il corpo stampa in tutto il suo insieme, ha poco tempo e quindi correrà subito al primo paragrafo. Se lo scrivete bene, ci guadagnate voi, perché molto spesso sarà opera di copia e incolla quello che prenderanno giù dal vostro contenuto di comunicato stampa. Dunque, a ribadire questo, regola numero 3, prima frase, unica frase. Sarebbe opportuno che la prima frase di questo comunicato stampa racchiudesse in sé la vera natura dell'intera comunicazione. Operazione non facile, mi rendo conto, ma la sintesi è la nostra sfida. 4. Una sintassi super semplice, spezzare i periodi, farla veramente base per altezza, perché così siamo gentili verso chi ci legge e lui potrà copia e incollare in maniera funzionale senza fare errori strafalcioni che rendono all'improvviso il CEO di un'azienda il sottoposto di un'altra. Quindi se noi spezziamo, facilitiamo il lavoro di chi poi avrà voglia di citarci nei suoi articoli. Poi, regola numero 5, niente gergo da caserma. Scrivi esattamente quello che a te piacerebbe leggere. Cioè, immagino che ti piacerebbe leggere qualcosa che sia onesto in primo luogo, che ti dica quello che ti deve dire senza tanto tenerti lì, con perifrasi ormai vetuste e con un lessico, così come si dice, anche lì stereotipo di linguaggio da carabinieri. Cito, ho segnato due o tre esempi che mi sono venuti in mente rispetto a cose che ho visto e che ho fatto drammaticamente in passato. Al via la quarta edizione del Festival della Sugna. Ecco, al via la quarta edizione l'abbiamo usato tutti e lo useremo 3.500 volte. Vediamo se c'è un'alternativa a questa cosa. Oppure, ad esempio, Nutella si lancia sull'innovazione. È un titolo che adesso ho immaginato con il nome di un altro brand, ma è un po' vago forse. E anche lì, innovazione. Oddio, buono, dovremmo trovare tanti altri modi per dire questa cosa. O ad esempio, la startup Albense al suo terzo anno di carriera. Ecco, sono tutte perifrasi del linguaggio che noi abbiamo letto, che abbiamo interiorizzato e che riproduciamo. Vediamo se possiamo fare meglio.
Regola numero 6, scaletta sempre. Benvengano le 5 V, le stesse 5 W reiterate dalle elementari. Prima di metterci a scrivere, facciamoci un po' il punto accanto, perché lì sì che dobbiamo essere brevi e dire tutto, eh? Benissimo, inserire i link, regola numero 7, quindi metteteli pure perché molto spesso ormai il CS, il comunicato stampa, è ovviamente digitale. Contenuto dell'oggetto, mi raccomando, non deve essere comunicato stampa di Artissima, per fare un esempio torinese, ma sarà invece Artissima, undicesima edizione, tutta novità in arrivo, cioè qualcosa che invogli comunque la persona che riceve questa comunicazione ad aprirla, che vada oltre a comunicato stampa, perché è un po' ingrigente effettivamente come promessa di lettura. Consiglio avuto da un grafico, questo, un grafico molto pignolo che ringrazio, è: mi raccomando, scrivete tutto dello stesso colore se potete, a parte un altro, quindi no patchwork di varie coloritudini arlecchinate, e stesso font. A questa cosa i grafici tengono tantissimo, quindi ve la comunico, ringraziateveli. Per farveli amici, usate sempre lo stesso font, se potete, all'interno dello stesso documento. Chiudiamo con benvengano le citazioni, perché creano un ritmo nella pagina, creano un contenuto più umano di una comunicazione che molto spesso, purtroppo, sembra solo di servizio. Se non potete citare, fingete di citare in maniera opportuna e con la dovuta lungimiranza. Bene, basta. Direi che abbiamo detto tante cose per questa volta. E vi prometto quindi una lezione molto alleggerente giovedì. Per questo motivo vi do i seguenti piccoli compiti se vi va di farli. Vi invito per cortesia a sperimentare questo comunicato stampa. Vi invito quindi a scrivere un contenuto dell'oggetto della mail come abbiamo appena definito, un titolo che introduca il vostro comunicato stampa, un sottotitolo se lo ritenete necessario, questa parte è assolutamente up to you. E l'inizio, appunto, non superiamo le 5 righe per una questione proprio di intelligenza strategica, ma vi invito con argomento di vostra libera fantasia. Anzi, sarò molto curiosa di scoprire su cosa poi vi piacerà e sceglierete di fare un comunicato stampa. Inventatevi pure eventi, start-up che fanno cose incredibili. È tutto lecito. Questo lo ribadisco anche in virtù degli esercizi fatti precedentemente. Sappiate che il momento dell'esercizio è per mettere a posto la tecnica, per migliorare quella. Potete inventarvi quel che vi pare. Se anche nell'esercizio scorso voi non aveste avuto una persona che non vi stava sulle balle, sentitevi liberi di dare sfogo alla vostra fantasia in qualunque momento. Chissà che non sia anche questo strategico nel nostro corso. Veniamo invece ai consigli di lettura di questo nostro terzo incontro. Visto che di anglicismi abbiamo parlato per tutta la lezione, è una lettura anglofona quella che vi propongo questa volta. Ossia, per chi non lo conoscesse, ma immagino pochissimi in realtà, vi invito a leggervi un articolo a vostra scelta, non importa, che seguite pure le vostre passioni, sul sito della rivista Il New Yorker, una rivista molto famosa americana, una rivista sulla quale trovate diverse rubriche molto interessanti. Generalmente, gli autori che scrivono sul New Yorker sono selezionati in una maniera così rigida e così critica che siete sicuri di stare leggendo più o meno il meglio di quello che sta passando nel mondo in questo momento. Questo forse è un po' overpromising, come dicevo prima. Bene, sarà anche un esercizio così. Aggiungiamo anche un po' di inglese al nostro corso sulla scrittura online. L'altro invece compito con cui vi saluto e che vi chiedo di, se potete, di fare entro giovedì, altrimenti non c'è nessun problema, lo rimediamo insieme, è di vedervi Fantozzi. Il primissimo Fantozzi, 1975, e di rifrequentarne i testi. Come mai vi chiedo questo? Vi chiedo questo perché giovedì ci occuperemo di un po' di comicità e di scrittura nella comicità, per cui saremo più leggeri, di sicuro. Ma vi chiedo di ascoltare i testi di questa opera per cercare di immedesimarci in un discorso di innovazione, cercare di capire come i contenuti e la forma con cui questi contenuti sono stati proposti al grande pubblico nel 75 sia stato un po' uno shock anche per tanta parte della critica cinematografica e accademica italiana. Perché è un'opera, insomma, che come sapete, come forse alcuni di molti di voi sanno, ha messo sullo schermo un'Italia diversa da quella che si era abituati a rappresentare e con lei un lessico particolare. Quindi vi invito alla visione di questo film.
E niente, con un principio di embolia polmonare ho finito e vi ringrazio tutti quanti. Grazie. E copio tutte quante le domande che avete fatto qua, così me le vedo a parte. Grazie mille a tutti quanti. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Grazie. Ciao, Ciao. ciao. Grazie, Luci. Grazie a voi. Grazie, Ciao, grazie. grazie. Goodbye, goodbye. Oggi in inglese, così. Olè. Ciao, ciao.